Economia, male la produzione industriale in Europa. In un anno Germania giù del 5,3%, Italia meno 3,3%, crollo auto, lusso e tessile. Ancora in alto mare la squadra dei commissari UE. Il gruppo Grimaldi sbarca in Colombia, la Grande Abidjan fa scalo nel porto di Cartagena, traffici mensili irregolari per il trasporto di veicoli dal sud al Nord America. Nuovo ingresso in Alis, entra Aelog, società specializzata nella distribuzione dell'ultimo miglio. Guido Grimaldi cresce l'impegno per la logistica sostenibile. Caso Boccia, l'ex ministro della cultura San Giuliano indagato dalla Procura di Roma per peculato e diffusione di segreto d'ufficio, verifiche anche dalla Corte dei Conti. Presidenziali USA 2024, stanotte a Filadelfia il primo duello televisivo tra Harris e Trump, scontro decisivo, oggi i sondaggi registrano un sostanziale testa a testa. Buonasera. L'industria europea è in affanno. A luglio la produzione ha registrato un deciso calo in diversi paesi UE, tra i quali spicca il meno 5,3% annuo della Germania, e il settore continua a registrare dati preoccupanti anche in Italia, dove la produzione è diminuita dello 0,9% in termini mensili e del 3,3% in termini annuali. Su base tendenziale si tratta del 18° calo consecutivo, una flessione che diventa peraltro più accentuata nel confronto con maggio 2022, risultando pari al meno 6,7%. Unica eccezione positiva è il comparto energetico, mentre la fabbricazione di mezzi di trasporto perde l'11,4% rispetto ad un anno prima, e i settori dell'auto e del lusso appaiono tra i più colpiti, con un calo annuo rispettivamente del 35% e del 18%. Una situazione dunque complessa e dominata dall'incertezza, con gli esperti che ritengono difficile ipotizzare il timing di un'inversione di tendenza. E sono poco rassicuranti anche i dati diffusi oggi da Banca Italia, che ha rilevato a luglio un nuovo calo dei prestiti al settore privato, pari al meno 1,6% annuo. Nel dettaglio risulta accentuata rispetto al mese precedente la flessione dei prestiti alle società non finanziarie, che registrano una diminuzione del 3,9%. Si riduce anche la flessione dei crediti alle famiglie, che scendono di circa mezzo punto. Intanto restano stabili i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle imprese, che si attestano al 5,27%, mentre appaiono in lieve rallentamento quelli sui mutui e le famiglie al 3,94%. Veniamo ad alcune notizie che interessano il cluster Alis. Il gruppo Grimaldi rafforza la sua presenza in Sud America e debutta in Colombia. Con lo scalo inaugurale della Grande Abidjan nel porto di Cartagena ad agosto, sono stati introdotti per la prima volta scali mensili irregolari nel paese. Il servizio, dedicato principalmente al trasporto di auto e mezzi pesanti, collega i mercati chiave dell'intero continente. Nello specifico, il servizio standard opera attualmente con una frequenza di 15 giorni, collegando Brasile, Messico e Stati Uniti, ai quali si aggiunge dunque la Colombia. Inoltre, se come previsto dal gruppo Grimaldi, i volumi delle merci cresceranno nel 2025, la frequenza degli scali a Cartagena potrebbe essere incrementata. Ancora un nuovo ingresso in Alis, si tratta di Aelog, leader nel mercato della logistica distributiva, in particolare nella distribuzione dell'ultimo miglio, con 40 sedi in Italia e oltre 2.300 collaboratori. Con questa importante adesione, ha dichiarato il presidente di Alis, Guido Grimaldi, cresce sempre più l'impegno della nostra associazione nei confronti di uno sviluppo concreto della logistica sostenibile e della gestione efficiente ed efficace dell'ultimo miglio, anche grazie all'evoluzione tecnologica e a processi innovativi. Grande soddisfazione espressa anche da Alberto Cagliani, fondatore e AD di Aelog, che ha sottolineato: il nostro punto di forza è dato dalla soddisfazione continua e consolidata nel tempo da parte dei nostri clienti e partners, con i quali condividiamo esperienza e know-how. La Commissione europea ha nominato i nuovi coordinatori che saranno responsabili di 7 dei nuovi corridoi di trasporto europei TEN-T, nonché i 2 coordinatori responsabili del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario e dello spazio marittimo europeo. Nel dettaglio, i nuovi coordinatori europei sono Pavel Wojciechowski per il corridoio Reno-Alpi, Anne Elisabeth Jensen per il corridoio Baltico-Adriatico, Pat Cox per il corridoio Scandinavo
scandinavo-mediterraneo e Matthew Grosch per il corridoio mediterraneo. Poi ancora Carlo Secchi per il corridoio atlantico, Catherine Trutman per il corridoio mare del nord baltico e Marie-Angine Marinescu per il corridoio orientale mediterraneo orientale. Infine per le RTMS e le MS nominati rispettivamente Mattias Rute e Gesine Meissner. Tutti i mandati hanno validità di 4 anni a partire da oggi. Ora un'ampia pagina sugli esteri. Cresce la tensione in Medio Oriente, di decine di morti e almeno 60 feriti il bilancio dell'attacco israeliano lanciato questa notte su una zona umanitaria occupata da sfollati a Khan Yunis, a sud di Gaza. Abbiamo colpito importanti terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando, ha dichiarato l'IDF, ma Hamas nega la presenza di combattenti nell'area. E il conflitto si inasprisce anche nell'est Europa. La Russia deve continuare l'operazione militare in Ucraina per proteggersi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando i massicci attacchi ucraini con droni nella notte scorsa su 9 regioni russe, tra cui quella di Mosca, dove si registra un morto e diversi feriti. Una controffensiva che ha spinto il Cremlino a sospendere per alcune ore i voli in 3 aeroporti della capitale. Sempre riferendosi poi agli attacchi di Kiev, Peskov ha dichiarato: è difficile immaginare di poter raggiungere un accordo con Kiev, vista la situazione nella regione di Kursk. Ma andiamo ora oltreoceano. Cresce l'attesa per il primo e forse ultimo dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump. I due candidati alle presidenziali del 5 novembre si sfideranno sulla ABC stasera alle 21, alle 3 di notte in Italia, a Filadelfia. Un confronto decisivo per l'attuale vicepresidente e il tycoon che negli ultimi sondaggi registrano un sostanziale testa a testa. L'incontro durerà 90 minuti e prevede regole ferre, pubblico assente, nessuna interazione con il proprio staff, nessun appunto. Inoltre i due avranno i microfoni accesi esclusivamente quando sarà il proprio turno di parlare. Torniamo in Italia con la politica interna. Dopo la pausa estiva, l'Aula della Camera ha ripreso i lavori. All'ordine del giorno il DDL sicurezza in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Nel pomeriggio invece al Mimit il ministro per le imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato le associazioni dei benzinai per un aggiornamento sulla riforma del settore dopo il rinvio del via libera dell'ultimo Consiglio dei Ministri alla riforma sulla rete carburanti. Caso Boccia, l'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano è indagato dalla Procura di Roma per peculato e diffusione di segreto d'ufficio, verifiche per stabilire se ci sia stata una distrazione di soldi pubblici per fini impropri sono state annunciate ieri anche dalla Corte dei Conti. Cambiamo completamente argomento, una bella conferma per lo sport equestre da sempre vicino al mondo Alice. Marco Di Paola è stato rieletto alla guida della FISE per il 3° mandato consecutivo, conferma di spessore per il presidente Di Paola che resta in sella ottenendo oltre il 67% dei voti. Ringrazio tutti per questa grande prova di democrazia e di fiducia nei miei confronti, ha dichiarato Di Paola a seguito della conferma. Parliamo ora di ambiente con un nuovo allarmante dato che riguarda la Marmolada, il ghiacciaio più grande delle Dolomiti che, sciogliendosi a un ritmo di 7-10 cm al giorno, è destinato a scomparire totalmente entro il 2040. Un coma irreversibile, secondo gli scienziati, che hanno registrato uno scioglimento pari a più di 1000 metri negli ultimi 150 anni. E se il riscaldamento globale sta compromettendo gravemente la salute del nostro paese, in Italia l'incuria dell'uomo e la carenza di infrastrutture non fa che aggravare il problema della siccità. Circa 2 miliardi di metri cubi d'acqua presenti nelle nostre dighe non vengono sfruttati. La causa di questo spreco sarebbe dovuto alla mancanza di autorizzazioni per usare parte del volume d'acqua a disposizione. In Sicilia viene sfruttato il 29% degli invasi, nell'Appennino meridionale il 31,7% e nell'Appennino centrale il 29,6%.
L'unica zona a pieno regime è quella del fiume Po, che non fruisce solamente dell'1,9% del suo potenziale. Quasi 600 milioni di metri cubi d'acqua potranno essere recuperati e utilizzati grazie al Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico, che prevede 10 miliardi di euro di investimenti, soprattutto nell'Appennino meridionale e in Sicilia. Era questa l'ultima notizia della giornata. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo, come di consueto, appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata.